Ciao a tutti, oggi sono venuto a Castano Primo, in provincia di Milano, alla cascina Malpaga, che è questa qui che vedete alle mie spalle, che è una cascina che c'è dal 1400, è stata abbandonata a metà del secolo scorso e adesso la esploriamo assieme. Oh yeah! Poco ovest del comune di Castano Primo si trova questa grande cascina che fino a qualche decennio fa è stato uno dei centri rurali più attivi della zona. Il primo documento che attesta l'esistenza della cascina Malpaga è un atto notarile del 3 giugno 1491, in cui si legge che un certo Berto De Genoni Antonio abita sul luogo della Malpaga nel territorio di Castano, pieve di Deirago. All'epoca la cascina era conosciuta come Cascina di San Bartolomeo ed era già allora proprietà della famiglia De Magistris o De Maestri. Qui intanto, come sentite, passano gli aeroplani perché siamo proprio vicini all'aeroporto della Malpensa. Comunque questa famiglia di Magistris, che è stata la proprietaria originale, è rimasta proprietaria di questa cascina fino all'inizio del XX secolo. E qui si entra nella chiesetta. Ma che bella che è! Nel 1537 la cascina era abitata da 7 persone e nel 1562 venne edificata questa chiesa, che è la chiesetta di San Bernardo, nella quale fu collocata una pala d'altare che raffigurava il santo, ma che adesso non c'è più. Ma che bella che è! C'è l'altare ancora però, ma poi vedo tutti gli ornamenti. Bellissimo. E questo da lontano sembra marmo, invece è tutto verniciato. Che lavoro. Lì ci devono essere le acquasantiere. Che lavoro, che lavoro. Comunque all'inizio del XVII secolo la cascina ospitava almeno 40 persone e la sua espansione proseguì nel corso dei secoli, fino ad arrivare a 137 persone attorno al 1900. Cavolo, ma che bella che doveva essere. Stupenda. E di qui si continua con la sacrestia. Nel 1895 la chiesetta questa venne ristrutturata. Una porticina, vediamo. Si apre. Ah, niente, era un armadio a muro. Comunque la chiesetta venne ristrutturata nel 1895, ma da allora cominciò un lento ma inesorabile declino di tutta la cascina. E a metà del XX secolo restavano solo poche famiglie che coltivavano i campi circostanti, in tutto una cinquantina di persone, che progressivamente si trasferirono altrove fino al totale abbandono della cascina. Questa qui doveva essere una delle case, probabilmente qui c'era la cucina con una stanza e un'altra stanza di qua. Ah, lì ci sono pezzi di marmo che sono stati tolti dall'altare. Tante cartelle che dovrebbero contenere documenti, invece sono tutte vuote. Un camino, e giusto per essere curioso, eccole qua, tutte queste cartelle. Beh. Niente, un altro armadio. Erano proprio stanzette, due locali, camino di qua, probabilmente con i letti. E dall'altra parte la cucina, soggiorno, quello che doveva essere. Attualmente la cascina fa parte del patrimonio dell'Opera Pia Colleoni, che è stata fondata dalla contessa Francesca Colleoni de Maestri
l'ultima proprietaria della villa. Oh, qui si scende. Ma se io scendessi? Comunque questa contessa, devo stare attento perché qui ci sono i gradini tutti malandati. Questa contessa nel 1902 istituì a Castano Primo un ospedale civile, in seguito convertito in casa di riposo per anziani. Vediamo. Sarà proprio una cantina. Costruzione, cavolo, pensare che sono cose che risalgono al 1400, anzi, il primo documento è del 1491, ma in realtà questa cascina c'era già da prima, perché se già lì era abitata, il documento diceva che lo era. E qui si esce all'aperto e ce n'è da girare qua, è immensa. Allora, vediamo se si riesce ad avventurarsi nel mezzo. Sì, si riesce. Stando attenti ai rovi, ma ci si passa. Immensa. Queste erano tutte le case attorno. Lì è dove c'è la chiesetta e lì l'ingresso, quello era l'ingresso, però probabilmente dove c'era anche la residenza dei Colleoni, dei proprietari. Adesso vediamo che qui in mezzo c'è questa costruzione che sembra quasi un tempio, come fatta. Con le colonne così, invece doveva essere solo un semplice magazzino. Infatti, probabilmente un deposito, qualcosa, però artistico. Ecco, una volta anche cose così semplici, però le facevano tutte artistiche, fatte bene. E di qua c'era l'ingresso sul retro. Che era di qua. Qui c'erano altre stanze che magari erano altre case, altri appartamenti. Certo che qui adesso è tutto divelto. Eh sì, probabile che questi fossero altri appartamenti con cui il camino altro camino interessante. Il soffitto di legno, che bello. Soffitto che di qui invece è venuto giù. Ma si gira attorno. Ma comunque questo è un altro camino da dove sono passato adesso. Io sono dentro al camino. Vediamo di qua. Altra stanza, sì, questi qui erano tutte case, appartamenti, sì, più o meno. E vedo che di qua c'è un altro ingresso con scale che portano di sopra. Qui è dove ero lì, con il tetto crollato. Anche qui
è tutto molto crollato. E pensare che magari se avessero continuato a abitarci, a far manutenzione, magari questo posto potrebbe essere ancora sano. Qui erano tutti altri appartamenti, ma qui ci sono lastroni di marmo caduti giù, messi così. Non so quanto ci sia da fidarsi a salire sopra, perché qui ci sono queste scale di qui. Altre stanze, questa era la stanza monolocale, una stanza così, un camino e le travi del soffitto che stanno marcendo, che si stanno piegando tutte. E di qua c'è un'uscita laterale, ah, che conduce a quelle che erano le stalle, che però adesso sono proprio tutte diroccate e pericolanti, anzi non c'è più niente, c'è solo la struttura verticale, e raggiungerla almeno da questo punto è impossibile. Devo vedere se magari da qualche posto più all'interno si riesce. Siccome questa scala questi pezzi di marmo volati giù, non mi fido, visto che di là c'è un'altra nel primo appartamento dove sono passato, ma magari ce ne sono altre anche qua, anche se di là sembra più intero, di qua proprio marcio marcio, qui è proprio la parte marcio, sì, che sta venendo giù tutto, che peccato. Comunque erano tutte case, tutti appartamenti più o meno uguali, con il camino da una parte e la cucina dall'altra. Anche qui tutti i lastroni di marmo venuti giù. E di qui c'è un ingresso un po' più grande. Vediamo dove porta. Ah, mi sa che erano anche queste stalle. Vediamo. Cado. Eh sì. Oh. Con anche... cos'è, un lavatoio? Sì. Era un lavatoio? Probabilmente... anzi, non probabilmente. In pratica era una lavatrice a mano. Mettevano sotto il fuoco. Qui bolliva l'acqua. Ci lavavano i panni. E da qui, dalla cappa, andava su il fumo. Anche di qui si va alla parte dietro delle stalle, ma c'è la foresta di rovi. Però di qui si va avanti, perché dove c'era un armadio è stato sfondato il muro. Oh! Qui magari c'erano gli animali. Eh sì, animali piccoli, non so cosa, pecore, maiali, non lo so. Però qui ci stavano, sì sì sì, animali. Allora, di qui uscire è ancora peggio che dalle altre parti. Allora comincio a fare qualche foto qui dentro e poi vedo il resto. Mentre facevo foto qua dentro, non me ne ero accorto prima, ma adesso tornando indietro ho visto bene, ci sono tutti gli abbeveratoi questi, o per il mangime. Comunque è cosa particolare. Lì, lì ci sono. E poi, sui muri, ci sono ancora le catene, probabilmente a cui venivano legati gli animali, che venivano usate per legare gli animali. Comunque, anche qua, qui addirittura c'è anche la cinghia di pelle, sì sì, questi venivano legati, erano per condurre gli animali. E via verso il resto dell'esplorazione.
dopo aver fatto un po' di foto a quella parte di A che ho appena visitato, sono qui dove c'era l'edificio più alto, quello che era sopra l'ingresso, dove probabilmente era l'abitazione più importante. Adesso non so, vediamo dall'ingresso come funziona, dove si va. Qui era tutto coperto con delle gigatravi. Lì c'era l'ingresso, ma cavolo, che copertura gigante che doveva essere qua. Vediamo qua dentro. Ah, niente, un intercapedine così che va su e esce. A cosa serviva? Ma che cosa strana. E di là non c'è. Allora, di qui non mi pare che si vada chissà dove, però sì, c'è questa zona di qua che qui è tutto pericolante, distrutto. Ah, ecco cosa mancava qui. Come in altri posti, qualcuno ha lasciato bidoni di scarica. Ma che schifo, con lì pattume nero. Chissà cosa c'è qua dentro. Bella roba. E di qui niente, un capannone. Magari questi qui erano capannoni dove entravano con la carrozza e lasciavano qui le carrozze, non lo so. Perché per essere così grossi, cioè questo grande ingresso, sì, probabilmente qui ci lasciavano le carrozze. E poi dovevano uscire. Per di qua e andare alle varie zone della cascina. Vediamo, visto che qui c'è subito una porta. Wow, con una sedia a rotelle sgangherata qui così. Una porta, ma occupatissima da radici che però si spostano. Tutto secco. Niente, un altro stanzino come quegli altri dall'altra parte, con il camino e il soffitto marcio che sta venendo giù. E probabilmente anche, infatti, sono due piani di sopra, ma sta venendo giù tutto, quindi salire qui la vedo dura. Al massimo proprio da dove sono entrato di fianco alla chiesetta. Ma qui è un peccato, perché questa qui, come ho detto, è una roba vecchia di secoli. Qui ci sarebbe tutto il sentiero, ma io non ho un macete per andare di là, quindi non ci si va. Invece dall'altra parte, anche qui è tutto pieno di rovi e non ci si riesce a passare. Vediamo, magari c'è qualche sentiero da questa parte. Sì. Comunque, se fosse stata recuperata, ci avrebbero potuto fare un museo e sarebbe stato molto interessante. E invece no, come sempre posti così lasciati a marcire. Oh, qui si accede a qualche altro locale che però vedo già dall'esterno che sono tutti locali così, con camino, stanza di là, la stanzetta, sono come i locali che ho visto dall'altra parte. In pratica erano tutti uguali. Devo stare attento che i pavimenti qui, il terreno, o stanzette singole così. No, anche questa è insieme all'altra, perché in effetti era murata, c'è una porta che è stata murata. Però anche qui tutto distrutto. Io non mi fido proprio, anche trovando una scala a salire. Wow, i resti di un cesto, chissà
quanto tempo ha questo cesto? Qui camino e qui un'altra stanza, è grossa questa. Questo deve essere un bel magazzino e qui si saliva, ma sì, ci hanno messo un tronco, no, io non mi fido. Questo deve essere un magazzino, un granaio, non lo so, là c'è una porta. Vediamo. Ah, murata, o magari era solo un armadio a muro come questo. No, però qui sì, c'erano delle finestre che sono state murate, probabilmente davano proprio all'esterno esterno. E di qui sotto la scala però vedo che c'è probabilmente un'altra stanza. No, è proprio solo il sottoscala. Che peccato. Ecco, qui c'era la scala per salire piano di sopra, ma non è agibile. E comunque, come ho detto, non mi fido proprio a salire di sopra. E qui la stanza verde, col soffitto rosa e i muri verdi. Cos'era sta cosa? Con un separé di legno così in mezzo. Qui c'era un camino che è stato murato. Un lavandino. Magari era una cucina questa, era un'abitazione. E gli hanno fatto il separatoio per farsi due stanze separate, la stanza aggiuntiva. Ah no, ma questa è più grande, ci sono più stanze. Questa era anche tutta insonorizzata. Di cui si andrebbe sempre alle stalle di dietro, ma c'è la foresta tropicale. E quindi questa è l'ultima stanza qui. Però è una parte più nuova, è stato rifatto nuova, magari non è più nuova, è solo stata rintunacata anche, perché vedo che di sotto è fatta di mattoni, no no, è roba, mattoni e pietre, quindi no, non è nuova, è solo stata rintunacata e ricoperta tutta come se fosse più nuova, ma anche qui sta venendo giù tutto. Ebbene, mi sa che ho visto tutto il visibile. Vediamo, vediamo se magari c'è qualche altra stanza di qua. Ci sarebbe il sottoscala. Oh, cos'era? Un bagnetto? Questi probabilmente erano i bagni in comune. Quel buco giù. I bagni in comune sotto la scala. Wow. Vabbè. Allora di qua ho visto tutto. Torno dall'altra parte e magari vedo se riesco a salire al piano di sopra, almeno nel primo edificio là vicino alla chiesa. Eccomi tornato dove c'era il primo locale che avevo visto, quello con la cucina, dove si arriva dalla chiesa che è lì. Ecco, magari, visto che quella è la chiesa, questa poteva essere la sacrestia e questa qui magari la casa del prete, perché se c'era la chiesa c'era anche un prete. Di sotto avevo visto che era solo una cantina, ma di cui no. E sto più vicino possibile al muro, con passo leggero, perché è vero che qui non ci sono pavimenti imbarcati, però allora qui era sicuramente un bagno. Questo era semplice armadio a muro.
Questa probabilmente era una camera con il camino, e di qui altre due stanze. Questa è esattamente sopra alla cucina del piano di sotto. Che bella però. Anche queste non è tappezzeria. Sembrerebbe tappezzeria, invece no, è verniciato. Che lavoro. Che lavoro. Queste erano stanze di Shuri. Probabilmente era davvero l'appartamento del prete. Che lavoro. Però sto vedendo che ci sarebbe un piano di sopra, ma di cui non ci si sale, e tutte le altre scale che ho visto sono distrutte. Anche di qui era tutto pitturato sul muro. Che lavorone, che lavorone, che lavorone. E vediamo almeno una panoramica della cascina dall'alto. Qui a destra c'è la chiesa. Attorno a tutte case, no, magari sotto c'erano dei posti, granai, cose varie. E in fondo, oltre a quell'ala lì in fondo, ci sono anche le stalle, che però magari dall'esterno ci si riesce ad arrivare. Intanto faccio qualche foto qua dentro. Sono tornato di sotto perché di qui c'è un possibile passaggio per andare dall'altra parte, oltre alla chiesetta. Vediamo. Qui ci sono delle scale. Qui c'è una vasca da bagno. Vediamo di qua se si riesce a passare. No, ma anche di qua erano altre stalle. Probabilmente erano di sotto stalle e di sopra i granai, come dall'altra parte, ma no, di qui non ci si passa. E ho visto, facendo il giro attorno, che è tutto chiuso dall'esterno, ma tanto sarà tutto diroccato. Vediamo se si riesce a salire sopra di qua. Ah no, 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 no. Qui sta venendo giù tutto. Ballatoio in pietra, vedo che ci sono crepe. Controluce, ma non si vede così, però. No, 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 evito. Evito, evito, peccato. Vabbè, allora, questa volta ho visto davvero tutto. Sono tornato in chiesa. Chiesa bellissima, che adesso mi fermo a fotografare e a ammirarla un po'. Peccato, come vi ho detto, per il posto così rovinato. Sarebbe potuto essere, se non ancora una cascina attiva, ma un museo interessante sulla storia rurale di questa zona. Mentre penso alla prossima esplorazione, voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube To Speed Music and Travels. Iscrivetevi e attivate le notifiche, così saprete sempre quando escono nuovi video. Commentate i video, lasciate un like e condivideteli. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook anche alla mia pagina To Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, metallo e legno. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!